Diceva una volta che essere stato allevato al latte è politica, e credo che sia così, perché la politica è la sua vera passione, lui la fa con una competenza, e adesso tratterà questo tema che è davvero molto importante per la vita della città. Prego. Ma grazie Pino, innanzitutto grazie Pino per le parole, e innanzitutto grazie al Partito Repubblicano per questo invito e questa occasione di riflessione su un tema che chiaramente oggi, rispetto alla incerta speranza che contraddistingue il nostro sentimento, le nostre sensazioni di cittadini di queste città, di questo paese, contraddistingue in maniera particolare. Ma sono anche grato al Partito Repubblicano che, oltre all'interessantissimo libro dell'onorevole Lucara, ci ha fatto omaggio del simbolo da taschino del partito. Lo dico con una connotazione sentimentale e familiare, perché mio nonno Carmine, in un'altra città della Calabria, era sindaco repubblicano di Mileto e fece un'esperienza, spese tutta la sua vita da sindaco repubblicano e fece anche il confino militare in quell'epoca, durante il fascismo. E una volta, leggendo un libro di Italo Falcomatà su Gaetano Sarviello, veniva riportata questa, una delle visite di Sarviello a Reggio Calabria, accompagnato dal giovane Naccari, quindi in pratica che poi era Carmine Naccari, mio nonno. Quindi questo legame col Partito Repubblicano a livello familiare, a livello culturale, diciamo, per ciò che ha rappresentato il Partito Repubblicano per la nostra storia e quindi per il nostro futuro, è un legame che io sento molto vicino e molto, diciamo, dentro la storia della mia famiglia. E permettetemi però di iniziare facendo un appello. Siamo molto contenti che l'onorevole Lucara, grande animatore anche della riflessione, della genesi delle idee in questa città, abbia invitato il professor Polillo, perché noi lo abbiamo apprezzato da uomo di governo, da tecnico durante la sua carriera ricca di, diciamo, di ruoli importantissimi. L'abbiamo apprezzato anche per le sue doti di comunicativa nelle trasmissioni, da quando veniva mandato dal governo a rappresentare appunto il governo Monti in una fase delicatissima del nostro paese. E non possiamo non avere una certa nostalgia per uomini di governo di grande competenza, di grande lucidità, di grande responsabilità, proprio in un momento come questo in cui vediamo che le scelte che vengono fatte a livello macroeconomico, a livello di governo, destano più che qualche perplessità e più che qualche preoccupazione. Quindi ci augureremmo di rivederlo presto in un ruolo di responsabilità nell'interesse della possibilità di questo paese di avere un futuro. Ma il tema che appunto ha introdotto uno dei tre Demetri, no? Voi sapete che nella tradizione russa c'è il problema del falso Demetrio, perché a un certo punto ci fu una storia particolare sul Demetrio che poi si disse che era morto, poi dopo 20 anni ricomparve, esistono ma il vero Demetrio e il falso Demetrio, e quindi abbiamo tre, di conseguenza anche per una certa radice, diciamo, di Mosorrofa anche del Partito Repubblicano, e quindi la presenza dei Demetri è molto particolare. Ma dicevo, il segretario del Partito Repubblicano ha introdotto una riflessione, ora al di là dell'aspetto specifico, piazzette o grandi infrastrutture, scelte di piccolo cabotaggio, grande visione, il problema qual è per una città come Reggio Calabria? Problema innanzitutto della condizione degli enti locali del nostro paese, una condizione assolutamente drammatica. Hanno attraversato tutta la fase della crisi fiscale del nostro paese, hanno subito e hanno ancora oggi subiscono una condizione assolutamente drammatica che ha contratto gli investimenti, spesso li ha annientati completamente. Devo dire che la legge sul predissesto non è stata, secondo me, una grande intuizione, perché ha dato la possibilità sì di mantenere
una condizione, ma una condizione di limbo, uno stato comatoso, di coma pilotato per gli enti del territorio, con il risultato di proiettare una bassa crescita o un contributo significativo alla bassa crescita del paese nel corso degli anni. Non pensiamo solo al caso eclatante di Reggio Calabria, su cui chiaramente non è il caso di tornare perché è patrimonio della conoscenza di tutti, quindi al fatto che a fronte di della creazione di un debito fuori bilancio enorme la città si è dovuta indebitare, citiamo solo il dato degli interessi, 100 milioni di euro di interessi passivi per poter spalmare questi debiti nel corso dei 30 anni successivi. Ma parliamo anche di una condizione generale della maggior parte dei comuni, degli enti locali del Mezzogiorno, non per nulla i dati sono indicativi e sono localizzati a livello geografico, facendo emergere ancora una volta un problema di diritti geografici, cioè di diritti sociali condizionati geograficamente proprio dalla condizione, potremmo dire in qualche maniera endemica, di crisi fiscale degli enti del territorio. È evidente che in una condizione di questo genere le amministrazioni si sono trovate a dover utilizzare i fondi, le risorse in conto capitale non solo per fare o per tentare di realizzare, nonostante il codice degli appalti, degli interventi per quelli che sono i problemi fondamentali e infrastrutturali, ma anche per far fronte alle spese manutentive di un territorio assolutamente abbandonato rispetto chiaramente alle richieste legittime dei cittadini che quotidianamente ti richiedono uno standard, un livello di servizio, un livello di manutenzione e di qualità della propria vita che chiaramente in qualche maniera devi assicurare perché fa parte proprio della vita quotidiana. E allora quel tipo di scelte probabilmente non sono delle scelte ottuse, anche se sono delle scelte tecnicamente non condivisibili, perché ognuno di noi vorrebbe che le risorse pubbliche servissero soprattutto a fare investimenti, servissero soprattutto a generare un moltiplicatore e servissero quindi a costruire il futuro, a dare una marcia in più ai territori e alle città. Tant'è che il problema della nostra città oggi si associa anche a un problema fondamentale, che è un nodo non sciolto. Probabilmente su questo un'introduzione dell'onorevole Lucara sarebbe molto interessante, perché Reggio è diventata nel corso degli ultimi 20 anni un'altra cosa rispetto a quello che era allora. 20 anni fa Reggio era la città dei servizi, c'era il compartimento delle ferrovie, c'era il compartimento delle poste, quindi c'era un ceto impiegatizio che costituiva in qualche maniera l'ossatura economica di questa città e dava lavoro a un numero elevatissimo di famiglie. E oggi come oggi quel tipo di sistema economico non esiste più, perché i compartimenti sono stati ridotti a dei meri uffici che chiaramente in termini numerici prima di tutto non hanno più la direzionalità sulle scelte e sugli investimenti di un tempo, anche perché le grandi aziende si sono ritirate dal Mezzogiorno negli ultimi 20 anni in maniera drammatica. Ma la città di Reggio da questo punto di vista si è impoverita, perché non ha sostituito quello schema economico con un altro schema, e man mano che si impoveriva anche il commercio subiva drammaticamente questo tipo di depauperazione. Se associamo a questo una lotta al contrasto, un contrasto alla criminalità organizzata che è arrivato a una dimensione tale in questa grande guerra e questa grande battaglia che tutti condividiamo, da arrivare a con le interdittive e con una serie di procedure a bloccare in maniera significativa quella che è la dimensione imprenditoriale del territorio, perché in un piccolo territorio è evidente che se noi adottiamo la tecnica o la soglia di valutazione del contagio, noi buttiamo il bambino con l'acqua sporca. Questi insieme di fattori hanno portato a dei dati economici della città di Reggio che sono a dir poco drammatici e che nel medio periodo non saranno risolti automaticamente, non si risolveranno da soli come la maggior parte dei problemi. E quindi da una parte il fatto che i piani di rientro assorbono
tutte le risorse a disposizione e lasciano in conto capitale delle, diciamo, delle, uno stock di risorse assolutamente insufficiente. Accanto a questo, diciamo, la debolezza del tessuto economico, che chiaramente non ha una dinamica tale da poter compensare la mano pubblica negli investimenti. E se mettiamo accanto a questo anche un divario amministrativo, di divario amministrativo chiaramente parlava già Giannini e ha parlato Sabino Cassese per tanto tempo, più di 40 anni fa, a proposito del Mezzogiorno. Il divario amministrativo oggi è significativo per le amministrazioni del Mezzogiorno, e questo spiega anche il perché delle scarse performance di spesa degli enti territoriali rispetto alle risorse straordinarie, che sono le uniche risorse su cui può fare conto un comune, una città metropolitana, per cercare di assicurare il completamento di quelle infrastrutture che servono a realizzare appunto una città moderna, una città più smart. Allora, cosa dovrebbe fare la città? Ma da una parte deve ripensare se stessa. Ci diceva Calvino, scriveva Calvino nelle Città Invisibili, che di una città tu non godi le 77 meraviglie, ma una risposta che dà a una domanda che tu poni. E allora questa città che cosa vuole essere nel futuro? Qual è la segmentazione economica? Qual è la ripartizione della propria funzione? Cioè questa città deve decidere cosa essere, deve riconoscersi, deve formare un obiettivo fra tutte le forze pubbliche e private, creare una coalizione sociale per lavorare da qui a un certo numero di anni, almeno a 20 anni, per darsi un'identità. Per tanto tempo abbiamo sentito questo sogno della città turistica, quando non si faceva nulla per la città turistica. Anche i tour operator tedeschi che sono venuti qualche giorno fa a Reggio Calabria erano 600, ma quanti hanno soggiornato a Reggio Calabria? Chiaramente un numero non esiguo, perché materialmente a Reggio Calabria non ci sono posti letto, cioè i posti degli alberghi sono quelli, e di conseguenza la città ha intenzione di investire sul turismo? E su quale turismo? Perché investire sul turismo è una frase quasi da 5 stelle, insomma, la possono dire tutti, la possiamo scrivere su Facebook e magari otteniamo pure qualche like. Bisogna decidersi e di decidere su quale tipo di turismo possa essere intercettato e muoversi in quel senso. La città immagina di avere una dimensione multifattoriale rispetto alla crescita economica, allora vogliamo immaginare di avere anche uno stimolo a quello che è un aspetto produttivo. E qual è questo aspetto produttivo? Abbiamo delle condizioni, delle risorse particolari in termini di beni ambientali e beni culturali? Vogliamo, forse qualcosa c'è per cui vale la pena di venire a Reggio Calabria. Il museo, da questo punto di vista, è un grande attrattore culturale. Vogliamo sviluppare attorno al museo la capacità di offrire e di valorizzare gli altri attrattori culturali e gli altri attrattori in termini proprio di, diciamo, della nostra montagna, dei nostri beni ambientali? Vogliamo diventare la città della sostenibilità? In questo senso, permettetemi una battuta, io sono sconcertato del fatto che da 40 anni si doveva completare la diga sul Meta, grazie a Dio è stata completata, ricordiamoci che il ritardo finale è rappresentato dal socio privato della società regionale, che non ha realizzato quei 20 milioni di euro di investimenti che servivano, che avrebbero consentito già da 7-8 anni di avere il completamento della diga sul Meta. Ma voi avete sentito parlare del bypass? Si dà l'acqua col bypass, ma che cosa bypassa questo bypass? Bypassa una centrale idroelettrica che darebbe l'energia, cioè darebbe il quantitativo di energia, il 40% del fabbisogno energetico della città di Reggio Calabria. È uno scandalo mondiale che negli ultimi 10 anni si sia realizzato il lavoro senza realizzare l'opera principale, perché quando noi parliamo poi di attrazione degli investimenti, quando noi parliamo poi di competitività delle imprese, sappiamo benissimo quanto incida il costo dell'energia rispetto all'insediamento manufatturiero, alla localizzazione industriale. E quindi da questo punto noi dobbiamo decidere che cosa essere, perché se vogliamo essere una città sostenibile non ci possiamo permettere di fare il bypass, perché non c'è nessun motivo per non fare quell'opera
in 6 mesi per non realizzarla nei tempi in cui magari è stato realizzato il collegamento idrico, di cui andiamo tanto fieri, che sarà sicuramente un passo avanti significativo sulla qualità dei servizi. Accanto a questo, possiamo permetterci il lusso di non essere attivi sul piano della mobilità in questa città? Sappiamo bene che le città più avanzate da qui a 5 anni diventeranno delle città senza le macchine all'interno. Noi siamo ancora una città che produce veicolo privato, l'opzione è ancora sul trasporto individuale. Abbiamo una città che ha il PUNS ma non ha il PUT, che è obbligatorio per le città sopra i 15.000 abitanti. Siamo una città che ha avuto un finanziamento di 100 milioni per il famoso sistema metropolitano dei trasporti, su cui io sono particolarmente legato, non posso altro perché nel 2009 l'assessore regionale l'avevo finanziato, poi sono state utilizzate quelle risorse per fare parcheggi. C'è una logica assolutamente folle, realizzare all'interno della città i parcheggi, no? Quindi dopo che tu hai fatto entrare le macchine, come realizzi politiche di contenimento dell'accesso veicolare individuale? Chiaramente, diciamo, questo è il contrario di una città moderna che invece si dirige verso la sostenibilità, verso un sistema di trasporti collettivi, verso un sistema moderno che può attrarre persone perché materialmente diventa una città moderna. E allora, poiché io non ho assolutamente la presunzione di dare col mio intervento una rappresentazione complessiva di quello, ma penso che la logica con cui il PRI e Pino oggi ci coordina è quella di dare alcuni segnali, alcune manifestazioni di quello che è la nostra percezione, come contributo a un dibattito generale. Io penso che la città di Reggio debba in maniera significativa costituire, interrogarsi prima di tutto sulla identità della città, che poi è collegata al genius loci, no? Gli antichi greci ci direbbero che l'identità di una città è il genius loci e quindi è molto connaturata con quelle che sono le risorse di un territorio. Dobbiamo decidere di definire la vision e quindi l'obiettivo su cui lavorare per i prossimi anni, per realizzare quelle infrastrutture che servono alla idea strategica di città che vogliamo costruire, e quella coalizione sociale di condivisione, in maniera che non ci sia un cambio di linea ogni volta che c'è uno stormir di fronte o c'è un cambiamento di linea politica o di coalizione politica in un'amministrazione. Dobbiamo sulla base di questo muoverci per outcome. La logica di realizzare un intervento quantitativamente è una logica che non ha più senso. Guardate, io, voi sapete la mia amicizia con Francesco Russo, con l'assessore, col professore Russo, l'assessore regionale, che peraltro mi permetto di dire ho contribuito anche a sostenere come assessore regionale, peraltro era il mio consulente quando ero assessore io. Ma l'intervento sulla Ionica è frutto di un'analisi quantitativa, cioè è frutto di una individuazione di output o è frutto di un'individuazione di outcome, cioè di obiettivi, di risultati che sono collegati a una strategia complessiva della mobilità in questa Calabria? Ecco, io non concepisco che ci sia una regione dove uno dei massimi esperti di trasporto nazionale è assessore solo al porto e alla pianificazione, e poi ci sia un assessore ai trasporti che non è, magari si offenderà se dico che non è competente per la materia, non è né un tecnico né un politico, ecco, diciamo così. E di conseguenza gli interventi, gli investimenti sono slegati da una logica che può produrre l'outcome, che può conseguire l'outcome, che può conseguire la generazione di un moltiplicatore. E di conseguenza noi investiamo 500 milioni di euro per la linea ionica senza sapere quale sarà il risultato in termini di servizio. Anzi, sappiamo che il Parlamento ha votato uno dei decreti attuativi della legge Madia che per l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse del fondo sul trasporto pubblico locale ridurrà lo stock di risorse a disposizione per i servizi. E poiché, diciamo oramai, il trasporto si legge nell'ottica del mobility as a service, è evidente che noi stiamo facendo un salto nel buio. Ecco, allora, cosa voglio dire? Il futuro di una città oggi si costruisce non su un ideale romantico, come quale poteva essere quello di
avanti, che era molto fondato negli anni 70 economicamente. Reggio e Messina, questa prospettiva di lavoro su cui poi hanno lavorato oggettivamente in pochi, perché i risultati di questa integrazione sono che a distanza di 50 anni i servizi di collegamento tra Reggio e Messina sono peggiorati rispetto a quando andavo io all'università, il che è indicativo di un passo indietro che è stato fatto. Se noi non siamo legati a un'idea romantica, ma semmai costruiamo la speranza attraverso un progetto amministrativo concreto e convincente, dobbiamo immaginare la dimensione e la visione. Io penso che per esempio Reggio e Messina siano limitate, e concludo con questo perché altrimenti penso di aver sviluppato troppo tempo. Vedete, due anni fa l'ANCI si è rivolta allo studio Ambrosetti per fare un'analisi di quelle che sono le prospettive per le città in Italia, e chiaramente ha fatto un'analisi rispetto a quelle che sono la prospettiva di questo progetto, di questo stadio della conurbazione del mondo. Allora, Ambrosetti gli ha consegnato un'analisi che vedeva nella prima categoria pochissime città capitali del mondo, no? Quindi Tokyo, New York, Parigi entrava, diciamo, quasi proprio c'entrava alla fine. Londra, forse Parigi era nella seconda. Milano, per intenderci, era in terza fascia, e per immaginare di entrare nella seconda fascia immaginava di collegarsi Milano, Torino, Genova, l'alta velocità in un quarto d'ora, collega già oggi il lembo estremo di Milano al lembo estremo di Torino. Di conseguenza questo è indicativo sul piano della logica, della scala dove noi ci muoviamo. Si parlava di Firenze e Bologna, si parlava di sistemi territoriali che con le nuove tecnologie si può lavorare perché diventino sistemi urbani evoluti, sistemi urbani smart. Per Reggio si parlava di Reggio e di Messina, che ritengo sia oggi un meccanismo e una visione in qualche maniera distretta e superata, perché Reggio e Messina devono necessariamente integrarsi con Catania. Cioè Messina, Catania e Reggio Calabria, con un sistema di trasporto moderno, sono un sistema territoriale su cui bisogna lavorare, su cui bisogna investire. Pensate a quelle che sono i valori economici, i valori industriali, i valori in termini di risorse di questo territorio. Certo, se noi pensiamo che la discussione sulle infrastrutture del Mezzogiorno debba essere legata al lancio della puntata sul ponte sullo stretto, lanciata, poi ridimensionata, annullata, senza senso, senza logica alla luce delle infrastrutture del Mezzogiorno, allora ci pigliamo in giro. Anche perché l'alternativa al ponte sullo stretto era innanzitutto la modernizzazione del sistema modale marittimo di collegamento, e qualsiasi studio ha messo in evidenza che con un investimento intorno ai 400 milioni di euro questo sistema territoriale sarebbe un sistema collegato con una velocità che noi oggi ci sogniamo. E allora, se noi vogliamo andare a costruire seriamente la speranza e la prospettiva, dobbiamo partire dai dati, perché senza i dati scriviamo su Facebook e basta, e dobbiamo metterci d'accordo su quelli che sono gli obiettivi. Ogni risorsa, fra le poche risorse a titolo straordinario, peraltro Reggio fra una e l'altra ha una cifra, io in uno studio che abbiamo pubblicato un'anticipazione l'abbiamo pubblicata sulla Gazzetta del Sud, diciamo qualche mese fa, abbiamo messo in evidenza come la città metropolitana e il comune di Reggio governano 400 milioni di interventi straordinari, sommando tutte le risorse. Rispetto a questa, l'efficienza della spesa, la velocizzazione della spesa, l'incidenza di questa spesa su quella che è la dinamica economica è assolutamente bassa. E allora il comune, la città, gli amministratori, ma lo dico, sapete con quale tifo lo dico di voi, si devono porre il problema che loro non devono dormire la notte per trovare gli strumenti per superare i limiti di un allentamento di questo intervento, e non devono dormire la notte anche per ripensare quegli interventi alla luce di una visione della città. Se costruiremo questo, poi saremo tutti più contenti, perché i commercianti del Corso Sud
sapendo che il corso è all'interno di una logica dove la loro economia può crescere, dove i loro investimenti possono essere fatti con la serenità dell'imprenditore che ha l'area ma anche la speranza di poter ottenere dei risultati. Ha dato ampio stimolo alla discussione.